Ciao a tutti, oggi ti propongo una crostata che piace a grandi e piccini. La crostata con nocciolata biologica, ma puoi usare anche la Nutella se preferisci. La nocciolata rimane cremosa all'interno. Trovi gli ingredienti, come sempre, nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso prepariamola insieme. Preparo la pasta frolla semplice all'olio. Metto due uova all'interno della terrina. Aggiungo lo zucchero e un pizzico di sale. Metto di seguito l'olio di semi, io uso quello di girasole, e dell'aroma di arancia, ma puoi usare gli aromi che preferisci, dall'estratto di vaniglia alla scorza di limone. Mescolo bene il tutto rompendo le uova. Aggiungo la farina e poi il lievito. Inizio ad impastare ed ottengo un panetto compatto che posso già subito utilizzare per preparare la mia crostata. La pasta frolla è pronta, ne prendo subito circa 250 grammi per la base. Ho ritagliato un foglio di carta forno del diametro di 26 cm. Ci adagio il panetto di pasta frolla e lo stendo col mattarello. Una volta pronto, sistemo il disco all'interno della tortiera per crostate del diametro di 22 cm. Buco la base con i repi della forchetta e poi trito grossolanamente delle nocciole già tostate. Distribuisco la nocciolata biologica sul fondo della crostata, ma come già ti ho detto, puoi usare anche la Nutella. Poi ci lascio cadere le nocciole tritate che daranno una croccantezza gradevole alla crostata. Adesso stendo l'altro panetto di frolla, lo stendo molto sottile. In seguito lo adagio sulla tortiera a coprire il tutto. Ci passo il mattarello sopra, togliendo gli eccessi di frolla, che mi serviranno per una decorazione semplice sulla crostata. E con i ritagli di frolla andrò a formare dei cordoncini molto sottili che andrò a sistemare sulla crostata formando il classico reticolato. La metto in frigorifero per 20-30 minuti. In tal modo, durante la cottura, la nocciolata non si asciugherà troppo, rimanendo cremosa. Tolgo la crostata dal frigorifero e posso infornare nel forno caldo statico a 180 gradi per 30-35 minuti. Ed ecco la crostata pronta, la lascio freddare, poi la tolgo dallo stampo per una semplice decorazione. La decorazione è davvero semplice, ho sistemato la nocciolata all'interno del sac à poche e la faccio scorrere sui cordoncini della crostata e anche sulla circonferenza. Adesso metto sulla circonferenza delle nocciole tostate e la mia crostata è pronta per essere servita. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!